Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata un po' particolare, me la sono tenuta fino all'ultimo perché ho detto magari poi non riesce ad andare. Sto andando a fare il vaccino. Poi vi racconto le avventure barra disavventure della prenotazione di questa seconda dose. Comunque mi sono messa in macchina. Vado a cercare il punto lab dove lo devo fare, che non è quello dell'altra volta, e vado a cercare parcheggio. Ci vediamo dopo. Allora, io ho parcheggiato malissimo, infatti adesso mi guardo un po' intorno per capire se ho fatto una fesseria o meno, probabilmente sì. Oddio, ci sono delle luci terribili. E niente, vado. Dopodiché prima di tornare a casa vi racconto la questione. Non, dove sto andando non penso di poter filmare niente come l'altra volta, ma insomma poi vi racconto per bene. Devo dire solo una cosa, non ho la fiducia e la speranza e la positività che avevo prima della prima dose. Vi ricordate, per chi ha seguito il video, ero felicissima, ero elettrizzata, ma per come si sono messe le cose, non, come dire, me l'hanno fatta proprio passare sta fantasia. Per chi non l'avesse seguito, io ho fatto la prima dose di AstraZeneca a maggio, partecipando ad uno degli open day di AstraZeneca, e dopodiché, dopo poco, hanno bloccato quella tipologia di vaccino per gli under 60. E quindi oggi mi ritrovo a dover fare un vaccino che non è quello con cui io ho iniziato. Tra l'altro, dove sto andando, che insomma, mi hanno fatto un favore praticamente, poi vi spiegherò. Non fanno assolutamente AstraZeneca in nessun modo, se non agli over 60, e faranno, suppongo, almeno da quello che ho sentito, faranno Pfizer. Io non sapevo che fare, sinceramente, cioè non sapevo cosa scegli, perché c'è la possibilità, sì, dicono almeno da quel che so, di scegliere AstraZeneca, firmando appunto, dicendo sì, una mia volontà, io voglio continuare con, ma cioè, è una responsabilità enorme e io quindi non so cosa sia peggio, perché non mi rende sicuro né fare la seconda dose di AstraZeneca né farne una nuova con Pfizer, credo, a questo punto. Ma allo stesso tempo non, cioè è inutile che io stia con una dose soltanto, tanto valeva non farlo per quello. Quindi io ci tengo ad avere la doppia dose. Il problema è che è veramente cioè, sto vivendo un momento di incertezza assoluta e di agitazione. Quindi ecco, sono un po' spaventata, questo è. E va bene, vado, ci vediamo dopo. Allora, eccomi, scusate il rumore dell'aria condizionata, ma c'è un caldo insopportabile e ho già le vampate. Tra l'altro c'è, guardate questo rosso. Oh, che fastidio! Niente, dappertutto! Vabbè, c'è il sole che batte sui fari della macchina a fianco, perché sono arrivata e mi sono parcheggiata. Allora, niente, mi dà fastidio. Vabbè, che dobbiamo fare? Rimaniamo così. Allora, ho fatto il vaccino. È stata un'attesa lunghissima perché ci sono stati un sacco di passaggi da una stanza all'altra, scartoffie da una stanza all'altra, moduli sbagliati. Per fortuna che ho controllato, perché c'era praticamente io ho spiegato la situazione, mi hanno dato un modulo sbagliato in cui io avrei acconsentito a rifare AstraZeneca. Meno male che l'ho letto per bene, ho detto no, no,
Non che mi tranquillizzi chissà tanto, però di fare AstraZeneca di nuovo proprio non me la sentivo. Quindi no, va bene così, no, va bene cos'ha, no, non è quello che ha fatto finora è sufficiente. Poi vai da un altro e dice no, però manca un altro modulo, aspetti che glielo porto. Poi lo fai l'altro modulo, no, aspetti, però deve fare anche questo. 2 ore, ce l'abbiamo fatta. Come vi ho fatto vedere, appunto, c'è la. Qui. La prova del braccio, ho aspettato poi il mio canonico quarto d'ora e poi sono andata via. Sono molto agitata, ho necessità assoluta di distrarmi, di fare qualcosa che mi distragga. Non che ora arrivando a casa mi riesca manco vagamente ad annoiare, anche perché Tommaso ovviamente è a casa. Oggi mio marito ha preso un giorno di ferie per permettermi di andare perché Eleonora è ancora a casa, tant'è che mentre ero lì mi ha chiamato anche la maestra del nido per chiedermi come mai non fosse andata a scuola in questi giorni. Niente, lei ha ancora un pochino di tosse e quindi ovviamente non la mando a scuola con la tosse. Il problema è che ovviamente ora c'è l'annosa questione pediatra, la dovrò chiamare. Ora come torno a casa controllo perché non mi ricordo se oggi sia di mattina o di pomeriggio, la dovrò chiamare. Mi agita anche soltanto l'idea di sentire quello che mi dirà, e cioè, come al solito, non la visito se non ha un tampone. E quindi, guardate il rosso. Vabbè, esce mezzo. E quindi, non so, sono al bivio, no? Se farle fare l'ultima settimana di scuola sottoponendola a un tampone oppure. Lasciarla una settimana, solo che volevo chiudere la questione dentista mio di Tommaso, cercare di riprenotare di andarci, e con lei è abbastanza difficile che io possa andare dal dentista, quindi boh, non lo so. Vabbè, vediamo un po', la chiamerò e sentiremo che cosa avrà da dirmi. E quindi dicevo, sono molto agitata. Infatti, guidando verso casa, a parte che mi sono goduta un attimo la meraviglia del Colosseo, sono passata vicino al Colosseo. Ogni volta che cioè, tu sei lì che ti fai fatti tuoi, che passi in macchina, che stai tornando a casa e ti vedi queste meraviglie. Cioè, Roma è proprio bella. È proprio bella, devo dire che. Come lo dico spesso, insomma, ogni volta che parlo di questa città, vivere in una zona centrale è veramente, come dire, da proprio da mangiare agli occhi, cosa che in periferia, almeno dove stavo io, non succedeva, ma perché veramente non c'era praticamente niente. Intanto mi si sta, addormentando il braccio. E che altro? Boh, non lo so, che altro vi posso dire? Ho fatto sto vaccino, l'infermiera che me l'ha fatto, tra l'altro, mi ha detto, guarda, io ho passato il Covid, più 2 dosi di vaccino, dice che ancora era, non dal vaccino, ma da quando ha avuto il Covid, era proprio molto, molto indebolita, cioè ancora aveva questi strascichi, ma ne sto sentendo parecchi. Quindi, insomma. Io sono sempre dell'idea che i vaccini vadano fatti, dobbiamo assolutamente cercare di proteggerci e proteggere chi non si può vaccinare, soprattutto il più possibile. Ah, a proposito, so già che in questo video, come nel precedente, arriveranno un sacco di messaggi, di commenti sgradevoli, di gente che ti dice ma perché stai andando a morire, sei pazza, gente troll la maggior parte. Allora, io quelli offensivi li cancello, quindi se sei qui con questo intento, che poi chi lo fa neanche li guarda il video, neanche guarda il video per intero, quelli offensivi io li cancello, quelli che dicono semplicemente di non essere d'accordo, non, per carità, è un'espressione personale, quindi insomma, non sarò certamente io ad attaccarli, non la pensiamo allo stesso modo, boh,
Punto, non c'è problema, però magari, insomma, diamoci una calmata, ecco. Gli estremisti, insomma, sempre un po', come dire, esagerati. E che altro? Quindi già mi aspetto tutta questa manfrina. Vorrei sentire invece se c'è qualche opinione di qualcuno che abbia magari avuto la mia stessa esperienza e quindi sia passato da Astra a Pfizer. Così, per curiosità, per pura curiosità, o se qualcuno ha scelto, so già che qualche persona, perché in qualche conversazione privata soprattutto mi è capitato che qualcuno abbia scelto di fare anche la seconda dose con Astra. E boh, che altro? Niente, io ho proprio... Ah, sto aspettando dei pacchi, quindi se questo fine settimana riesco, faccio ho alcuni video haul da fare. Perché mi stanno arrivando alcune cose e in particolar modo scarpe, perché ho fatto tutto un ogni tot anni va fatto per forza e quindi ho fatto un aggiornamento scarpe, ho fatto un rinnovo, ma che aggiornamento? Ho fatto un rinnovo delle scarpe quest'anno e quindi volevo farvele vedere, ho fatto diversi ordini. E infatti adesso c'è qualcosa che è arrivato, qualcosa che deve arrivare ancora oggi e adesso vado a ritirarmi i pacchi che me li hanno lasciati a casa e così mi distraggo ancora un po' e poi boh, non so, spero di magari stasera di uscire un pochino, prendere un po' d'aria e soprattutto spero di stare bene, al di là della spossatezza che probabilmente ci sarà, del dolore al braccio, io spero sinceramente, proprio sinceramente di aver dato con la prima dose per quanto sono stata male. È che questa passi con magari un po' di stanchezza e basta, non ho molta voglia, anzi per niente, di ripassare quello che ho passato per la prima. Se così sarà, pazienza, ormai è fatta, d'altronde l'ho fatto consapevolmente, spero di no, sinceramente. Però la cosa che, scusate, che mi fa piacere è che quantomeno per il viaggio che faremo quando andremo in montagna avrò una sicurezza in più di avere la protezione. Ah, poi c'è tutto il discorso perché ieri sera è uscito l'ufficialità della necessità del Green Pass e per quanto io sia assolutamente favorevole al vaccino e tutto il resto, credo che questa sia stata ormai perché è fatto una mossa a mio avviso abbastanza scandalosa, ma non per la mossa in sé. Ma per il tempismo, come al solito italiano, è vergognoso della questione, cioè tu non puoi mettere l'obbligatorietà di un Green Pass per un ristorante, per esempio, io penso sempre a mio fratello e mia cognata che hanno il loro ristorante a Cagliari, parentesi, Cagliaritana e dintorni, Osteria Via Emilia, cucina emiliana, va bene? Io penso sempre a loro, no? Perché ovviamente sono della famiglia, quindi mi baso molto su quello e su quello che sento e su tutto quello che ho sentito nell'ultimo anno e mezzo, eccetera, eccetera. Tu non puoi mettere un'obbligatorietà del genere, a fine luglio e soprattutto mi rivolgo, penso poi, pensando a loro, penso alla Sardegna in particolare, non aver dato la possibilità ancora a tutti quelli, non a quelli, allora lasciamo stare dal mio discorso, il mio discorso esula dalla questione chi non vuole vaccinarsi, ok? Chi non vuole vaccinarsi io non lo tengo neanche più in considerazione, ok? Io parlo delle persone che io conosco personalmente, quindi se le conosco io le conoscerete anche voi tutti quanti. Persone che vogliono vaccinarsi, ma che nella propria regione non possono vaccinarsi perché io prendo un appuntamento a maggio e me lo danno per fine agosto, per settembre. E in Sardegna tantissimi così. Ora, se tu mi obblighi ad avere un Green Pass dal 5 agosto, io la prima dose ce l'ho a fine agosto e presumibilmente io avrò le ferie e andrò in vacanza, magari ho già prenotato, bla bla bla. A metà agosto, a inizio agosto, a fine luglio, quel che l'è. Come faccio io ad andare? Un conto in albergo, per andare in albergo, se non sei vaccinato, ti fai il tampone e via. Ma se la mia vacanza dura una settimana, 10 giorni,
E io in vacanza vado al ristorante, vado nei locali, magari c'è un concerto, magari c'è che cavolo ne so, qualsiasi cosa. Se tu mi obblighi ad avere il Green Pass, che io non perché non voglia, ma perché non posso averlo, che faccio? Mi vado a fare un tampone a pagamento e lasciamo stare la questione tamponi a pagamento perché. Io vivo a Roma e sono fortunata perché tutte le farmacie fanno i tamponi, almeno i tamponi rapidi. Puoi andare a prenotarti il tampone molecolare gratuito con l'impegnativa senza nessun problema. Se hai bisogno di farlo immediatamente, ti fai un rapido e vai nella farmacia sotto casa e te lo fanno e hanno dei costi che vanno intorno ai 20 euro che sono è caro, ma è accettabile rispetto a tantissimi altri posti. Cosa che non tutte le regioni hanno, non è una fortuna che tutte le. Sembra assurdo, sembra paradossale, ma non tutte le regioni hanno questa fortuna, questa possibilità. Quindi tu cosa stai facendo? Non solo stai tarpando le ali a me e alla mia vacanza, poco male, ma il problema è che stai continuando a penalizzare dei lavoratori che si stanno facendo un mazzo così e che speravano e sperano in quest'estate per cercare di ripigliarsi un minimo dopo veramente un altro anno di tragedia. E quindi gli stai togliendo un flusso di avventori enorme. Il Green Pass, al Green Pass dovevi pensare in primavera, per l'estate, assicurando nel frattempo la possibilità a tutti quelli che vogliono vaccinarsi, di vaccinarsi, consapevoli del fatto tutti quanti che che ne so, a boh, dal 1 luglio sarebbero arrivate determinate restrizioni. Ma non così di punto in bianco. Quindi questa cosa mi ha fatto veramente imbestialire. Imbestialire. Va bene, come al solito mi sono dilungata. Un bacio, ci vediamo poi per gli aggiornamenti, per vedere un po' se il cielo me l'ha mandata buona o meno. Un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!